Care amiche, cari amici di Padre Pio TV, è un piacere ritrovarvi all'appuntamento con l'agenda del santuario. Siamo in diretta dallo studio Padre Marciano Morra di Padre Pio TV. Io ne approfitto subito per salutare e ringraziare i tecnici dall'altra parte. Oggi la regia è affidata a Vito Ciavarella e a Luigi Martino e saluto anche la regia di Messa in Onda in via Denunzio, dove ci sono i cari Mario Modola e Matteo Fiore. Tanti gli appuntamenti che hanno contraddistinto le ore e i giorni che ci siamo appena lasciati alle spalle, molti di più quelli a venire, perché da ieri siamo entrati nel tempo forte per eccellenza della Chiesa Cattolica, la Quaresima 2024. Ieri, mercoledì delle Ceneri, appunto, è stata ufficiata la celebrazione con la quale, nel nostro caso, nel Santuario Santa Maria delle Grazie, il ministro provinciale, padre Francesco Di Leo, ha assolto con i suoi confratelli al rito delle Sacre Ceneri. Prima ancora però delle Sacre Ceneri ci sono state le 40 ore eucaristiche, quindi tra lunedì 12 e martedì 13 febbraio le celebrazioni si sono arricchite del momento intenso dell'adorazione eucaristica. Già vedo nel nostro maxi schermo alcune delle immagini che hanno caratterizzato queste ore di preghiera e di adorazione. Momento di preghiera affidato alla pastorale giovanile del santuario Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo, coordinati quindi da Fra Pasquale Cianci, Fra Pasquale che è anche il responsabile provinciale proprio delle vocazioni della nostra provincia. Dicevo, adorazione eucaristica che si è alternata alle celebrazioni. In maniera particolare noi abbiamo iniziato ad esporre il Santissimo già dalla domenica precedente, 11 febbraio, ricorrenza della Beata Vergine Maria di Lourdes e 32esima giornata dell'ammalato, una giornata istituita nel 1992 da Papa Giovanni Paolo II. In una di queste celebrazioni abbiamo ospitato Padre Guglielmo Alimonti, che durante le sue omelie, tra l'altro, ha condiviso con noi le sue preziose testimonianze legate alla vita di Padre Pio. Ci andiamo a gustare subito un estratto di questa sua omelia. Già da studente, da novizio, meditando la passione di Gesù, versava lacrime, tante lacrime, al punto che queste lacrime scorrevano sull'inginocchiatoio, sul banco in cui si trovava e poi perfino per terra. I suoi compagni, studenti, fraticelli, guardavano, lo prendevano in giro e qualche volta dopo la preghiera gli dicevano: beh, hai lavato bene tutto, il banco, la terra, con le tue lacrime? Al punto che Padre Pio una volta ha detto a Gesù: ma forse è meglio che tu mi togli questa gioia delle lacrime. E infatti da allora ha sempre pianto sulla passione di Gesù, e io che gli sono stato accanto anni, giorni, mesi, qui in questo luogo, dietro nella sacristia, ho potuto vedere come quelle lacrime scorrevano. Addirittura una volta stava celebrando la messa, era una settimana santa all'inizio, e svenne, non resse più. Fino a quel punto sì, evidentemente era il periodo in cui la sua passione con Cristo era più pesante, più forte. Allora l'abbiamo preso e l'abbiamo portato qui dietro l'altare, proprio qui, e appoggiato all'inginocchiatoio, seduto, io gli stavo davanti, in modo proprio da toccare, la sua testa poggiava sul mio petto, e gli altri pensarono a distribuire l'Eucaristia. Poi, dopo una ventina di minuti, si è ripreso, ha alzato gli occhi, pieni di lacrime, mi ha guardato con una tenerezza sconfinata, mi ha penetrato quello sguardo. È come se avessi visto il paradiso aperto e l'inferno svuotato dai perversi per quelle lacrime, per quella passione, per quell'amore.
ha voluto dirmi un grazie, ma io dicevo nel cuore mio, Padre caro, grazie a te che mi fai vivere minuti di paradiso, mi fai salire con te, vicino a Gesù. Non porto la croce che porti tu, ma mi stai dando l'amore che hai tu. E io sono felice. Poi, tornato, ha completato la celebrazione. Ma ecco, vedere quest'uomo totalmente versato nel pensiero di Gesù che patisce, nei dolori della Madonna accettati per amore del Figlio, pare che sia insaziabile dei dolori. Tutto il dolore di Gesù lo voleva per sé. Ha scritto una volta: vedendo Gesù sulla croce che soffriva tanto, gli ho chiesto, fammi salire vicino a te, così io ti schiodo dalla croce e tu non soffri più tanto. Poi aggiungi, se non che una volta arrivato a lui, ho capito che non era possibile schiodare lui dalla croce, ma era possibile inchiodare me alla croce con lui. E quindi il Padre Pio poi dice, ecco, il Signore me l'ha data questa croce e sento, quindi lo Spirito Santo gli parlava, sento che non scenderò mai più da questa croce. Una volta che gli amici Morcaldi, la sua figlia, direi primogenita, prediletta, gli ha domandato, padre, ma dimmi, come fai tu a stare sull'altare un'ora con quei buchi così ai piedi? Padre Pio ha risposto confidenzialmente, no, io non sto in piedi sull'altare. E come stai sull'altare? Io pendo dalla croce come Gesù. La messa sua celebrata qui era una messa in cui Padre Pio lo vedevamo, come vediamo ogni sacerdote che celebra lui con quella passione, quell'immersione totale, sì, ammirevole. Durante la messa di Padre Pio non volava una mosca, però non potevamo forse capire fino in fondo. E potremmo rimanere delle ore ad ascoltare estasiati le testimonianze di Fra Guglielmo Alimonti, e quindi non ci siamo voluti privare anche nell'agenda di questo suo ricordo, di questi suoi ricordi particolari legati alla vita di Padre Pio e alla Quaresima in particolare. Giorni molto intensi, abbiamo detto quelli che abbiamo vissuto e quelli che ci aspetteranno. Prima ancora di soffermarci sulla messa delle ceneri, vorrei chiedere alla regia anche di tornare a quel momento in cui Fra Pasquale Cianci, responsabile del servizio di pastorale giovanile della nostra provincia, ha accolto sull'altare anche il cardinale cappuccino Celestino Aos Braco, arcivescovo emerito di Santiago del Cile, una appunto delle personalità importanti che hanno frequentato, vissuto i luoghi di Padre Pio in questi giorni. Lo stesso Fra Pasquale lo ha accolto prima di una delle sue celebrazioni e lo ha salutato. È una gioia oggi avere Padre Celestino Braco, ecco, il cardinale. L'ho chiamato padre perché è un frate cappuccino ed è un onore per noi frati cappuccini, il nostro ordine, avere la sua presenza qui, ma anche e soprattutto la sua presenza all'interno proprio nella Chiesa, con il ruolo proprio del cardinalato. Lo abbiamo salutato ieri, ma oggi, ecco, presiede questa Eucaristia, quindi benvenuto. E poi Maurizio, Fra Maurizio, che è definitore generale, che ha accompagnato Padre Celestino, e oggi vogliamo anche ricordare tuo papà, Maurizio, ecco, l'abbiamo ricordato ieri e oggi ancora lo vogliamo ricordare, quindi è bello condividere la cosa più importante, ciò che è essenziale ma che diventa visibile proprio nella nostra vita attraverso la carità, che è il corpo di Gesù, il pane consacrato, l'Eucaristia. Grazie. Così Fra Pasquale solo qualche giorno fa, poi ieri, come detto, la messa del mercoledì delle ceneri che dà il via alla Quaresima 2024 in un santuario, Santa Maria delle Grazie, molto affollato. Il ministro
provinciale fra Francesco Di Leo con i suoi confratelli ha presieduto la Santa Messa e ha ovviamente, come state vedendo, come vedevo già dalle immagini nel nostro maxi schermo, poi c'è stato il tradizionale rito della riposizione delle sacre ceneri sulla testa dei partecipanti. Ascoltiamo un breve stralcio dell'omelia del nostro ministro provinciale. Fratelli e sorelle, il cammino penitenziale in questo tempo non è altro che un cammino di liberazione. Liberazione da tutto ciò che ci fa male, da tutto ciò che ci allontana da Dio e non ci permette di compiere questo cammino di ritorno a Lui. Abbiamo bisogno di mettere un po' di ordine nella nostra vita, rivedere la scala dei valori per capire quale posto occupa il Signore nella mia vita, quanto sono coerente con il credo che professo. Abbiamo bisogno probabilmente di identificare bene quali siano ancora le resistenze che mi impediscono di camminare con fiducia piena sulla strada degli insegnamenti evangelici. Quell'invito a lacerarci il cuore allora, e non semplicemente le vesti, è proprio una forte spinta a liberare il cuore dal catrame dell'insolenza e dell'ipocrisia, della superbia e dell'ignavia spirituale, dalla fuligine di un edonismo malsano e cinico, per farlo diventare nuovamente un cuore di carne, palpitante d'amore, sempre più capace di discernere la volontà di Dio, il bene dal male, sempre più capace di indurre a gesti di misericordia e di perdono, a gesti di giustizia e di pace. Ecco allora, fratelli e sorelle, che l'atto simbolico dell'imposizione delle ceneri fra poco evidenzierà, per certi versi, il segno rituale della consacrazione di questo tempo di grazia, o ancora meglio, il segno che ci consacra nell'impegno penitenziale. Le ceneri, da una parte, ci ricordano la nostra caducità, dall'altra, se non smettiamo di guardare all'orizzonte, rappresenta la possibilità di rinascere a nuova vita. Affidiamo allora, carissimi fratelli e sorelle, questo nostro cammino penitenziale all'intercessione di San Pio da Pietrelcina, perché ci ottenga la grazia della santa perseveranza, il dono di una vera conversione per procedere con fede retta e con lieta speranza lungo la strada del ritorno al Signore Dio nostro. Questo è uno stralcio dell'omelia di ieri del ministro provinciale Fra Francesco Di Leo. Ora ci fermiamo soltanto un attimo, poi ritorniamo tuffandoci in avanti su quelli che saranno appunto gli appuntamenti che ci aspettano da ora in poi. Ed eccoci ritornati in diretta in questo giovedì 15 febbraio. Vedo già nel maxi schermo alle mie spalle un graditissimo ospite e un caro amico di Padre Pio TV, il professor Michele Liceto. Buongiorno prof. Buongiorno. Ben trovato e grazie di aver ricavato un po' di tempo per noi, perché tu stasera alle 19.30 inauguri un ciclo di tre incontri presso la parrocchia San Leonardo Abate di San Giovanni Rotondo per far riflettere le persone che convergeranno verso la chiesa matrice di San Giovanni Rotondo su un tema, cioè su degli argomenti legati ad una parola che poi caratterizza anche la locandina che accompagna questi appuntamenti, la diaconia. La regia tra qualche istante ci proporrà, eccola, la vedo già alle mie spalle, la grafica che accompagna questo ciclo di incontri e che appunto
riporta questo termine di cui ci dirai e che dopo tre puntini di sospensione ci rivela anche che, ecco, il termine è associato ad un'altra figura a noi molto cara, cioè quella di Don Tonino Bello. Allora, prof, che cosa succederà stasera presso la parrocchia di San Leonardo Abate a San Giovanni Rotondo? Sì, stasera apriamo questo ciclo di incontri, sono tre incontri, e stasera parleremo soprattutto del significato della parola diaconia, però in Don Tonino Bello, perché Don Tonino Bello ha scritto tantissimo, nelle sue omelie ha parlato molto della dimensione della diaconia, cioè del servizio, e stasera parleremo dei fondamenti del servizio, cioè risponderemo a una domanda: perché servire? E per un credente ci sono tre motivi fondamentali. Un primo motivo è di natura teologica, un secondo motivo è di natura antropologica, un terzo motivo è di natura sociale. In quella teologica poi andiamo alla riscoperta delle radici. Per Don Tonino Bello il cristiano deve servire perché è alla sequela di Cristo che si è fatto servo, è servo sofferente. Quindi ogni cristiano che vuole seguire Gesù, come Gesù, deve essere uno che si deve mettere al servizio. Poi anche perché c'è una spiegazione più, una radice più, diciamo, ecclesiologica anche. Tutta la Chiesa unita a Cristo, Don Tonino la definisce serva, non come riserva, ma come serva. E quindi cercheremo di spiegare un po' questi fondamenti. Poi c'è un fondamento anche antropologico, nel senso che l'uomo fondamentalmente è prossimità, è relazione, è alterità. L'uomo non è fatto per essere egoista, anche se a volte lo siamo. L'egoismo, il narcisismo sono dei fallimenti. Infatti, se ci comportassimo tutti in maniera egoistica, non esisterebbe la comunità, non esisterebbe una società ordinata, ci sarebbe caos, ci sarebbero le guerre. Allora il servizio è, come dire, anche un bisogno che l'uomo ha di riconoscere la dignità sua e altrui. Grazie, prof. Del resto io, quando penso a Don Tonino Bello, ci sono due parole legate da una congiunzione che me lo richiamano subito, e sono appunto stola e grembiule, due termini che poi sono parecchio in sintonia col periodo che abbiamo appena inaugurato ieri con il mercoledì delle ceneri, ossia quello della Quaresima, tempo forte per eccellenza della Chiesa Cattolica. Sì, lui ha fatto una bellissima omelia che poi ha ripreso in tante altre omelie, soprattutto del Giovedì Santo, e troviamo questa bellissima lettura di quella che è, diciamo, la lavanda dei piedi raccontata da Giovanni, e che però già ci può accompagnare durante tutta la Quaresima e che svilupperemo in questi tre incontri. Lui ha detto che c'è la Chiesa della Stola e la Chiesa del Grembiule. La Chiesa della Stola è la Chiesa che vive il rapporto liturgico nell'incontro con Cristo risorto, e la Chiesa del Grembiule è la Chiesa del Servizio, perché lui aveva un'idea fondamentale: il servizio nasce dall'Eucaristia. Il servizio non interrompe la liturgia, anzi, una liturgia che non si fa servizio dei poveri è una liturgia che rimane incompiuta. Quindi il prolungamento della celebrazione eucaristica che noi viviamo nel momento celebrativo è proprio la diaconia fuori dalla messa. Tant'è che lui amava dire: non la messa è finita, andate in pace, ma la pace è finita, andate a messa. C'è una messa fuori dalla messa, e quindi, perché lui diceva ancora, come mangiamo il corpo di Cristo, come adoriamo il corpo di Cristo nella liturgia eucaristica, così dobbiamo onorare, servire, curare, accarezzare, farci carico delle fragilità del corpo dell'umanità. Quindi lui univa i due momenti, il momento celebrativo che lui chiamava momento contemplativo e il momento del servizio che lui chiamava momento attivo. Tant'è che lui ha avuto questa felice idea di creare un neologismo, parlava di contemplativi con due T, non una contemplazione senza l'azione, ma neanche un'azione senza la contemplazione. Essere contemplativi e attivi.
riprendendo un piccolo libretto del filosofo francese degli anni 50, Jacques Maritain, che lui sicuramente ha letto e che si chiamava Essere contemplativi per le strade. Quindi è bella questa idea della dimensione liturgica che viviamo nella comestola e quella del grembiule. E poi parlava della lavanda di piedi, lui parlava di due lavande dei piedi, commentando il brano dell'unzione di Betania, quando Gesù viene lavato i piedi dalla donna o Marta o la peccatrice a seconda dei Vangeli. Quindi noi laviamo i piedi a Gesù nell'atto liturgico, ma poi dobbiamo noi lavare i piedi al mondo. Quindi lui parlava di due lavande dei piedi, una a Cristo e una al mondo. È bello questo fatto qui, che dobbiamo lavare i piedi al mondo, perché la Chiesa non è la Chiesa del potere, del prestigio, e la Chiesa del servizio. Ma questo rimane poi un altro grande tema che svilupperemo nel prossimo incontro, e allora, il tema dei poveri. E allora noi ritorniamo con l'aiuto della regia alla grafica di questo ciclo di appuntamenti che partirà stasera giovedì 15 febbraio, proseguirà per altri due appuntamenti, giovedì 29 febbraio e giovedì 14 marzo presso la parrocchia San Leonardo Abate di San Giovanni Rotondo, dove con il professor Michele Illiceto potremo continuare a riflettere, meditare e pregare su questi bellissimi temi. Grazie prof per essere stato con noi. Grazie a voi. Ti auguro un buon cammino di Quaresima e spero di ritrovarti presto, magari per scambiarci gli auguri di buona Pasqua. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. E adesso non ci resta che il momento di darvi qualche indicazione al volo sui prossimi appuntamenti che caratterizzeranno invece la vita del Santuario Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo. Con l'aiuto della grafica andiamo a vedere quello che succederà in maniera particolare tutti i venerdì alle 17:30, coroncina alla Divina Misericordia, e poi sempre ogni venerdì alle 20:45 il pio esercizio della Via Crucis. In grafica leggiamo anche che ogni giorno, a partire da lunedì 19 febbraio, tranne sabato e domenica, dalle 7 alle 17:15 ci sarà ancora l'esposizione del Santissimo Sacramento per poter pregare e riflettere all'ombra del Santissimo, appunto. E io ne approfitto per ricordarvi anche che da sabato 17 febbraio partono le catechesi al popolo. L'appuntamento è in chiesa Santa Maria delle Grazie alle ore 20:45. Sabato 17 febbraio sarà con noi Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento. Bene, per oggi è tutto. Io vi auguro buon proseguimento in compagnia di Padre Pio TV e arrivederci a presto.